cari compagni, con questa conferenza stampa noi praticamente apriamo la campagna elettorale di sinistra Ecologia e Libertà scafati, una campagna elettorale che si prospetta molto più difficile di quanto praticamente noi avevamo pensato, perché purtroppo, voglio dire, l'incantatore, parlo innanzitutto dell'incantatore di serpenti Berlusconi, ultimamente sembra che stia rosicchiando qualche punto al centro-sinistra. Di conseguenza è una campagna elettorale difficile, importante, e che ci vede tutti quanti impegnati. Le campagne elettorali non finiscono mai, speriamo almeno di riuscire, come dire, a vincere questa battaglia alle politiche e portare il governo di centro-sinistra con una maggioranza anche, diciamo, ampia al governo di questo paese. Per questo, naturalmente, al di là di quelli che sono i dibattiti che assistiamo, ai quali assistiamo in televisione, bisogna, come dire, anche fare in modo che la campagna elettorale ritorni a essere fatta attraverso il porta a porta, i contatti con i compagni, le compagne, con i cittadini, le associazioni, e per questo noi, che siamo un partito organizzato, abbiamo accettato la sfida di candidare un compagno a prescindere dalla posizione che esso quindi occupa all'interno della lista, ma l'abbiamo fatto per portare un contributo al nostro partito. SEL si sta caratterizzando su una battaglia nazionale sulle questioni del lavoro, dei ceti deboli, di chi ha sempre e solamente sofferto la crisi economica in cui attanaglia l'Italia in questi anni. SEL si sta assumendo un ruolo fondamentale in questa campagna elettorale sulle questioni di natura economica, di sviluppo. Noi dobbiamo capovolgere l'agenda mondiale, la dobbiamo capovolgere. Non possiamo fare sempre una politica economica favorendo i ceti finanziari. Dobbiamo fare una politica economica che favorisce i ceti invece che sono legati al lavoro reale, al mondo del lavoro, alla produzione, non alla finanza, perché abbiamo visto che cosa ha significato far prevalere il mondo della finanza sul mondo reale, sul mondo del lavoro. Ha determinato ricchezza per pochi e miseria e povertà per molti. Dobbiamo capovolgere questo aspetto. Deve comandare il mondo del lavoro reale, le fabbriche, gli operai, quelli che vanno a lavorare, quelli che producono reddito reale e non quelli che producono reddito virtuale per pochi. Questo è un punto forte della campagna elettorale di SEL. Così come è un punto forte della campagna elettorale di SEL in questa campagna elettorale nazionale è la proposta che io faccio mia e farò battaglia su questo, perché è inutile che ci vengano a dire che non ci sono le risorse, perché le risorse per fare altre cose ci sono, dobbiamo spostarle, dobbiamo fare la battaglia per il reddito minimo garantito ai giovani che non lavorano e che il lavoro non c'è, dobbiamo dare la dignità alle ragazze e ai ragazzi per poter sopravvivere in attesa di entrare nel mondo del lavoro. Questa deve essere una battaglia vera, e non ci vengono a dire i soliti soloni che non ci sono le risorse finanziarie, perché le risorse finanziarie per dare 4 miliardi di euro a una banca fallimentare le hanno trovati, possono anche trovarli per finanziare un reddito minimo garantito ai giovani che sono in attesa di entrare nel mercato del lavoro, certo con regole precise, con strumenti verificabile giorno per giorno, ma si deve fare il reddito minimo garantito per i giovani, così come bisogna rivedere il tetto salariale delle pensioni. Non si può concepire che una famiglia viva con 500, 600, 700, 800 euro al mese. Dobbiamo capovolgere la gente, non i poteri forti e i poteri finanziari, ma il lavoro, i lavoratori, i giovani e i pensionati devono essere la priorità del nuovo governo di centro-sinistra. Sarà inutile che andiamo a governare.
Se andiamo a governare con le stesse logiche che ha governato il centrodestra dell'innominabile, io penso che è inutile che facciamo la battaglia per governare. E in questo io ci ho messo la faccia e faccio una battaglia per Vendola, per Sell, per il centro-sinistra, perché noi andiamo al governo e ci andremo il 28 e il 27 febbraio, ma per capovolgere l'agenda politica e economica della nostra città. La dobbiamo capovolgere l'agenda, dobbiamo partire dai bisogni e non dai poteri forti. Come si trovano le risorse? Le risorse si possono trovare, c'è la possibilità. Io non sono un economista, io sono un operaio, figlio di braccianti agricoli. Non ho la capacità di fare analisi economiche, però posso indicare i grandi temi su cui prendere risorse per finanziare il ceto medio, il ceto bisognoso. Perché bisogna spendere tanti miliardi per comprare gli F-35? Uno. Perché non si fa una legge severa sulla corruzione in Italia? Avete visto i dati, gli ultimi dati? L'Italia è uno dei paesi più corrotti al mondo, siamo al 70° posto per il livello di corruzione. In Italia la corruzione ci costa 60 miliardi di euro all'anno. 3. Gli sprechi che sono nella pubblica amministrazione a tutti i livelli. 4. Il costo della politica. Il costo della politica. Io sono un politico, anche se sono un politico militante, di base, ma faccio politica da 40 anni. Il costo della politica ha raggiunto somme inaccettabili. Bisogna dimezzare i parlamentari e i senatori. Bisogna abolire le province, bisogna abolire tante di quelle partecipazioni che servono solo per accontentare il clientelismo. Ecco dove bisogna prendere le risorse. Da queste cose bisogna prendere le risorse. E dobbiamo finanziare il reddito minimo garantito ai giovani e alle ragazze. Dobbiamo alzare il tetto delle pensioni e dobbiamo finanziare la ripresa industriale. Senza lavoro, senza sviluppo industriale non c'è ricchezza. E se i pensionati non possono spendere non c'è ripresa economica. Queste sono le battaglie che io insieme al mio partito mi impegno a fare in questa campagna elettorale. Avanti, dobbiamo andare avanti tutti insieme. Tutti uniti dobbiamo vincere per capovolgere l'agenda politica e per dare possibilità ai giovani, ai pensionati, ai lavoratori di vivere serenamente la loro vita. Io vi ringrazio. Sicuramente faremo un salto di qualità perché, come voi sapete, il centro-sinistra si candida a governare questo paese. Tutti i sondaggi ci danno, come dire, un enorme vantaggio. Sinistra Ecologia e Libertà è una componente importante di questa coalizione e spero, come dire, che avremo anche una delegazione nel governo nazionale per poter, io spero anche di una rappresentanza della Campania nel governo del paese, per poter, come dire, sollecitare e sostenere quelle che sono le scelte del territorio della Campania. Una Campania che il centrodestra ha messo in ginocchio, sia l'esperienza di Cirielli alla provincia che di Caldoro della regione Campania hanno, come dire, messo in discussione tutte quelle che erano i servizi importanti, la sanità, il trasporto pubblico locale e tutta una serie di settori importanti della nostra regione. L'esperienza di Cirielli alla provincia è stata praticamente nulla, si è solo pensato a consolidare e a distribuire posti di sottopoteri, amici e apparenti e, ripeto, non avendo nessun ruolo di stimolo e di valorizzazione di quelle che sono le problematiche del territorio della provincia di Salerno. Quindi noi ci candidiamo e da un minuto dopo le elezioni iniziamo a rilanciare e a porre nella provincia di Salerno, ma anche nella regione Campania, tutti quelli che sono le questioni aperte importanti, ripeto, a partire dal trasporto pubblico locale che le scelte sciagurate della politica di Salerno e di Caldoro alla regione Campania hanno messo
in discussione. Sicuramente noi siamo per andare, come dire, a moralizzare un po' la gestione di tutta una serie di strutture pubbliche, di consorzi, evitare gli sprechi e i clientelismi che si sono verificati in tutti questi anni di gestione anche di, da parte del centro-sinistra, e quindi ci rendiamo conto che se noi vogliamo dare servizio pubblico efficiente al cittadino dobbiamo fare in modo che sia gestito con rigore, e quindi dei tagli agli sprechi sono necessari, però riteniamo che il trasporto pubblico, garantire la mobilità soprattutto agli studenti, ai giovani e ai pensionati è una cosa fondamentale, così come garantire il diritto allo studio. Oggi è diventato difficile per una famiglia di operai mantenere un figlio all'università perché le tasse, grazie alle scelte del, prima del governo Berlusconi e poi del governo Monti, sono arrivate veramente alle stelle, c'è difficoltà, molti giovani hanno rinunciato a iscriversi all'università perché la famiglia non può mantenere questo sforzo economico. Quindi noi ci candidiamo per portare, come dire, equità, uguaglianza, vogliamo provare a capovolgere quelle che sono state le scelte che ha fatto un po' l'Europa e i governi di centrodestra in questo paese, Luciano lo ha accennato. Io mi limito a dire che SEL un minuto dopo l'elezione aprirà una nuova stagione politica in questa provincia, anche a partire dai rapporti interno al centro-sinistra. Dopo 5 anni di assenza della sinistra dal Parlamento del nostro Paese, finalmente noi possiamo veramente aspirare ad avere un ritorno della sinistra nel Parlamento, al Senato, alla Camera, un ritorno delle, come dire, rappresentazioni di quelli che sono i bisogni e gli interessi che la sinistra porta avanti per il suo DNA, per la sua Costituzione, per il suo modo di essere. Io credo che sia sempre più efficace, molto efficace, quello che è lo slogan del nostro manifesto, che significa benvenuta sinistra oggi, stiamo qui a parlare tra di noi con una moltitudine di cittadini interessati alle nostre ragioni, ma benvenuta sinistra anche al governo del nostro paese, perché siamo sicuri che con la sinistra insieme possiamo fare un buon lavoro per le sorti della nostra città. Qualche mese fa il presidente della provincia di Salerno, insieme al suo collega di Napoli e insieme al suo collega di Avellino, hanno scelto di dimettersi dalla carica della quale erano stati eletti e che mantenevano in maniera, diciamo, abbastanza disinvolta, insieme all'altra carica di parlamentari della Repubblica, hanno scelto di lasciare la presidenza della provincia per candidarsi al Parlamento. Lo hanno fatto senza portare a termine il mandato che gli era stato conferito dai cittadini e senza aver offerto ai cittadini un bilancio del loro mandato, un bilancio del loro impegno, un bilancio per rispetto alle cose che avevano programmato e alle cose che avrebbero dovuto fare. Hanno semplicemente detto, come quando entri in un supermercato, preferisco acquistare il seggio in Parlamento piuttosto che mantenere il mio attuale incarico.